Abbiamo parlato di intelligenza artificiale oggi, sfida per il futuro, no? E sappiamo che questo tema è abbastanza internazionale, sappiamo che i vari player sul mercato sono per la maggior parte statunitensi oppure diciamo cinesi oppure comunque non europei. In quanto Europa siamo un po' in ritardo. E l'Italia come è messa in questo panorama? Io credo che, anche perché sono ottimista di natura, l'Italia secondo me ha tutte le potenzialità per potersi ricavare un ruolo importante in questo campo. Mi sembra anche che dal punto di vista delle istituzioni ci sia questa consapevolezza. Per noi è molto importante, perché viceversa nel campo dell'informatica a suo tempo si fecero insomma delle politiche non particolarmente che guardavano al futuro come un'opportunità. Invece credo che l'intelligenza artificiale possa costituire un'opportunità per il paese da tutti i punti di vista, da quello economico a quello dell'impatto sociale a quello proprio dello sviluppo della tecnologia. L'università può essere un motore trainante in questo ambito? Ma noi ci auguriamo di poter fare la nostra parte, e chiaramente non da soli. Però credo che partiamo sicuramente da una situazione in cui siamo in grado di formare delle persone che sono poi molto appetibili sul mercato del lavoro, e questa è la nostra missione principale. Molto spesso si parla di intelligenza artificiale che però non ha pensiero critico, e questa è una caratteristica soprattutto degli esseri umani. Cosa mi dici a proposito di questo? Ma guardi, io in varie occasioni ho detto che secondo me intelligenza artificiale non è il termine giusto per parlare di questa. Bisognerebbe parlare di machine intelligence, cioè l'intelligenza delle macchine. E il confronto con l'uomo non è corretto, non mette nella giusta prospettiva il tipo di tecnologia che viene sviluppata. Ma tutte le risorse messe in campo per formare le menti che governeranno tutta questa tecnologia, secondo lei sono sufficienti o si può fare di più? Beh, dal punto di vista delle risorse per la formazione, credo che, tornando al sistema universitario, questo abbia risposto in maniera, diciamo, molto positiva. L'ha citato il collega Gianluigi Greco. Il fatto che una ricognizione in ambito nazionale su quali sono i corsi di studio che propongono dei curricula in intelligenza artificiale sicuramente è molto ricca, e certamente il problema di avere maggiore interesse verso le materie STEM, in particolare da parte delle ragazze, continua ad essere un problema, ma diciamo questo ha delle... In qualche modo non dipende strettamente dal sistema universitario, c'è bisogno di qualche input esterno per favorire questo passaggio.